Non potete capire il caos che c'è qui davanti a me in questo momento sul tavolo perché ho i prodotti finiti di ben 2 mesi e vi assicuro che sono davvero tanti, e però ho sempre rimandato a fare questo video, rimanda oggi, rimanda domani, insomma sono passati 2 mesi dall'ultimo e quindi è ora di fare il video dei prodotti finiti, anche perché ci sono un sacco di prodotti di marche nuove di cui vi voglio parlare e spero che non venga un video eterno, quindi iniziamo subito da questo detergente per il viso di The Body Shop. Questo è della linea Vitamin C ed è il Daily Glow Cleansing Polish. Questo è, a parte il profumo di arancio delicato ma forte, non so come spiegarlo, cioè è molto delicato come profumo, però si sente, e ha all'interno dei piccolissimi proprio micro granuli che fanno anche un effetto scrub fantastico. Mi è piaciuto tantissimo, anche se l'unica pecca è che non fa tantissima schiuma e io quindi di solito lo mischiavo ad un altro detergente normale che comunque fa un po' di schiuma, ma insomma se vi piace la schiuma altrimenti va benissimo anche da solo ed è veramente buonissimo. Questo profumo di arancia a me piaceva tantissimo e mi piaceva anche l'effetto scrub che faceva perché era veramente molto molto delicato, quindi se non amate come me lo scrub aggressivo, anche perché poi comunque sul viso più o meno la pelle ce l'abbiamo un po' tutti delicata, è fantastico. Poi ho finito questo mega super enorme bottiglia che è infatti da 500 ml se non sbaglio, ok esatto, di doccia schiuma dell'Alchemilla, e questo è il bagno doccia sensual adatto a tutti i tipi di pelle. Allora, io odio queste confezioni grandi di prodotti perché non mi finiscono mai. Questo soprattutto mi è durato tantissimo perché ne bastava veramente pochissimo per lavarsi e faceva anche una bella schiuma. Io questo l'ho preso da Carmida Shop, e non solo questo, ma ci sono anche altri prodotti, che è una youtuber che io non seguo, non sono iscritta al suo canale, non la seguo sui social, su Instagram, nulla, però più o meno so chi è e so che aveva aperto questo shop online e mi ha incuriosita, perché quando devo comprare qualcosa che mi serve cerco sempre comunque qualche prodotto nuovo, qualche marca nuova, e mi sono detta perché non provare da Carlida Shop, e mi si è aperto un mondo, cioè quel sito è fantastico, e quindi ci ho preso questo perché contiene appunto tutti questi prodotti abbastanza naturali, e infatti l'Alchemilla si sa è una marca italiana naturale. E mi è piaciuto il profumo delicato, mi è piaciuto il fatto comunque che facesse schiuma, che non ci volesse tantissimo prodotto, insomma ottimo prodotto. Poi ho terminato questo colluttorio che è il Florence, alito fresco senza alcol, igiene e freschezza. Anche questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso in farmacia perché è delicato, non è, sembra vada a fuoco a bocca, proprio forse perché non ha alcol, quindi ottimo prodotto. Poi altro prodotto preso da Carlita Shop è un siero. Io ormai sono dipendente dai tonici e dai sieri, sono diventati prodotti immancabili della mia skin routine quotidiana, perché comunque vedo i risultati. Avevo preso questo siero della Saponaria, anche questo quindi italiano naturale, che è il siero bioattivo No Age, oligosaccaridi di ibisco, fitocomplesso di argan e acido ialuronico, e questo è il prodotto in credo tipo non è plastica, boh, non lo so, comunque è bello pesante.
ha il dosatore fatto così come tutti i sieri e mi è piaciuto tantissimo. Peccato che sia durato veramente poco, ma in generale i sieri sono comunque piccoli di quantità, sono 15 ml e mi è piaciuto. Io vedo proprio questo, anche mi ha dato proprio questo effetto di pelle veramente rimpolpata, cioè io da che utilizzo questi prodotti, ma non in generale questo, ma in generale appunto i sieri, sto molto attenta quindi alla skin care, vedo proprio che sono ridotte le micro rughette, qui non ce ne ho più intorno agli occhi, cioè veramente prodotti top. E se trovo comunque questi prodotti un pochino più naturali, li compro volentieri. Un prodotto che invece mi ha delusa è questa maschera, la Fresh Made Coconut Mask di Skin Food, idratante. Di questa avevo fatto anche un video perché in cui la provavo con voi, perché dal sito c'era scritto, sul sito da Sephora, c'era scritto che doveva fare un effetto tipo che si formavano delle goccioline sulla pelle, ma a me questo effetto non me l'ha mai fatto. Questo è del tipo Livon, quindi da lasciare su per tutta la notte. E allora, a parte che non faceva questo effetto di goccioline, però allora, il profumo sì, quello mi piaceva, ancora si sente il classico profumo di cocco, che comunque se vi piace si sente. Però a parte questo non ho trovato particolari benefici utilizzando appunto questa maschera, quindi mi ha lasciato veramente così, normale, insomma non mi ha fatto dire wow, ho fatto una maschera al viso, no, non ho visto tutti questi cambiamenti, quindi boh. Altro prodotto preso da Carlita Shop che mi è piaciuto tantissimo è un burro corpo, anzi una body mousse. Allora, io vorrei fare un piccolo momento di silenzio per il packaging, perché questo prodotto, che è di Nakomi, ha un packaging bellissimo, stile un po' anni 50, e qui c'è disegnato praticamente l'ingrediente o comunque il profumo del prodotto, e questo era alla blueberry cheesecake, quindi alla cheesecake di mirtilli. Allora, io non l'ho utilizzato come andrebbe utilizzato, cioè sulla pelle umida appena usciti dalla doccia. Io l'ho sempre applicato sulla pelle asciutta, però allora, a parte il profumo era violetto, questo profumo veramente top, fortissimo, proprio di dolce, e niente, mi piace tantissimo. Allora, lì per lì comunque non è che è un prodotto che si assorbe subito, vi lascia comunque la pelle unta, forse proprio anche perché però io non l'ho applicato a pelle umida, quindi a pelle asciutta, però messo la sera, quindi comunque poi andando a letto, la mattina la pelle è morbidissima, non c'è più l'effetto unto ed è veramente idratante, ma veramente tanto tanto idratante. E poi qui è carino perché c'è il cuoricino e c'è scritto Hey, unstuffed with natural goodies, quindi anche questo mi piace proprio perché è un prodotto abbastanza naturale. Poi sorvolo il lato dischetti, quindi ennesimi dischetti, questi grandi per tutto il viso della marca Io della Coop, che compro, ricompro. Questi più piccolini da usare per gli occhi, almeno io faccio così, della Cotoneve. Ok, andiamo avanti. Correttore aranciato. Questo è di Tony Moly, questo è già il secondo che faccio fuori perché avevo preso sia la versione arancio che la versione verde. Quello verde già è finito, questo arancio mi è durato un po' di più. Allora, come al solito, come l'altro, anche questo ha il fantastico packaging, che io non so chi faccia i progetti dei packaging,
che praticamente gli arriva il prodotto fino a qui, poi a un certo punto, quando è poco poco, cade sotto a questa griglia, e per prenderlo, cioè, se non avete un pennellino piccolo, so cavoli, cavoli, sì. Io comunque, come vedete, l'ho terminato tutto e mi è piaciuto. Io nutrivo veramente seri dubbi su questo prodotto, anche su quello verde, perché comunque, vedendo il packaging, dico ok, è il classico prodotto che ti colpisce il packaging, ma poi magari non funziona. Invece sì, io lo mettevo qui nella zona delle occhiaie, che sono un pochino più scure, ed è veramente fantastico, perché non è fortissimo di colore, è idratante, e quindi sì, è piaciuto. Fondotinta. Ho terminato questo fondotinta di Kiko, il Liquid Skin, e questa era la colorazione, quella forse non proprio quella più chiara, ma quasi, lo 05 Natural, e questo pure mi è piaciuto tantissimo, questo prodotto. Era una vita che non compravo prodotti da Kiko, non so perché, quando mi era servito il fondotinta mi sono detta ok, acquisto da Kiko, e ho preso questo, che erano di quelli super liquidi da shakerare con l'applicatore, anche questo fatto così. Ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo. Forse proprio perché è così liquido, sulla mia pelle, che comunque è secca, andava veramente a, non dico nutrirla, però comunque era piacevole. E quindi sì, ottimo, ottimo, anche mischiato a un illuminante liquido, come spesso faccio, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi, altro prodotto, Alchemilla, una crema per le mani, elisir di bellezza per le tue mani, e questa, se c'è scritto a cosa è fatta, no, non c'è, fa, non c'è scritto, ah sì, c'è scritto, estratti di aloe, avena, camelia, malva e altea. Anche questa presa da Carlita Shop, Alchemilla, e sto adorando Alchemilla, non lo so. E quindi sì, anche questa ottima, ottima crema, mi è durata tantissimo, perché ne bastava veramente poca, messa la mattina e fino a pranzo, quindi fino a che non si, io almeno sto al lavoro, difficile che lavo le mani durante la mattinata, mi duravano le mani idratate, e quindi ottimo, ottimo prodotto anche questo, sto adorando Alchemilla, veramente. Mousse per i capelli, questa è la Power Ricci Mousse Forma Ricci di L'Oreal, lo Studio Line, e questo è l'anticrespo. Allora, ottima spuma, io la mischio di solito anche ad un olietto, ma comunque ottima, perché veramente non incolla, però i capelli non sono crespi, è vero. E anche se io li ho corti, vi assicuro che se non mettessi questi prodotti sarei un cespuglio e senza forma. E quindi sì, mi è piaciuta molto. Era da un po' che non prendevo i prodotti per capelli di L'Oreal. Altra mousse per il corpo. Questa è la Body Mousse Mango Macaron. Anche qui un minuto di silenzio per il packaging, qui ci sono i macaron con il mango. Questa era bianca, anche questa ottimo profumo, veramente, cioè viene veramente voglia di mangiarle queste mousse, come l'altra, ottima. Questa in particolare c'era scritto che aiutava anche a combattere un po' la cellulite come tipo di, appunto, idratazione. E comunque io la mettevo su tutto il corpo, stessa cosa dell'altra, un po' unta, ma la mattina la pelle è top. Poi abbiamo quasi fatto, ma non cantiamo vittoria. Eyeliner, ho terminato l'eyeliner, lo Tattoo Liner di Kat Von D, e questo è il Trooper Black, quindi è proprio il classico eyeliner nero con la punta sottile. Allora, io ho sentito delle recensioni non positive su questo eyeliner,
Ma a me sinceramente è piaciuto un bel po', andava shakerato. A me è piaciuto sia la punta sia l'effetto. Ok, magari a volte in base al tipo di ombretto che si aveva non faceva proprio un tratto nerissimo o omogeneo, ma io andavo sopra con un ombretto nero e sistemavo il problema. Quindi non capisco tutte queste recensioni negative, perché alla fine comunque il tratto, il pennellino lo fa bene, non si è rovinato il pennellino. Quindi io questo prodotto lo promuovo e poi soprattutto a me piaceva tantissimo il packaging tutto nero così, poi comunque che si chiama tattoo liner, cioè a me solo che c'è la parola tattoo già piace solo per quello. Poi correttore di Too Faced, il Born This Way, e questo dovrebbe essere quello più chiaro, infatti è il Fairest, quindi proprio quello più chiaro in assoluto. Ottimo, mi è piaciuto tantissimo questo correttore, veramente tantissimo, con il suo applicatore classico, perché l'ho trovato idratante. Ho trovato questo correttore veramente idratante. Poi, se non sbaglio, sì, aveva anche un ottimo profumo. E questa cosa del profumo del correttore mi ha un po' meravigliata, perché in genere comunque questi prodotti odorano di chimico. Questo no, questo aveva un profumo e quindi mi piaceva applicarlo tipo anche qui, no, nella zona dell'occhiaio, perché comunque sentivo questo profumo, quindi ottimo, ottimo prodotto questo correttore, veramente, sia come texture, come colorazione adatta a me, come profumo e come idratazione. Soprattutto appunto perché lo applicavo molto anche sulla zona appunto delle occhiaie. Altro prodotto che mi è no piaciuto di più è il siero di Farsali. Io ho preso la confezioncina, questa piccolina, giusto per anche provarlo, visto che sembrava essere un qualcosa di molto famoso. 10 ml. Questo è lo Unicorn Essence. Io non capisco perché la gente lo usi come, o comunque pensi che sia un primer per il trucco, ma in realtà è un siero, nasce come siero illuminante antiossidante. Allora, questo prodotto ha solo cose positive. Allora, non so se si vede. Innanzitutto è rosa pieno zeppo di micro glitter che comunque poi spariscono, e ha un profumo che è tra il fruttato, il dolce, un profumo che a me veramente faceva impazzire. Ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo. Sarà per questo fatto del profumo, non lo so, per il fatto che era rosa, non lo so, però mi è piaciuto veramente tantissimo. E so che costa un botto, però vorrei tanto comprare anche la confezione grande, perché è veramente buono, buono, buono. Poi ho terminato questa crema per le mani, no, questo dentifricio che era di Mercy Andy, e questo è il Berry Cool. Allora, il Berry Cool non mi è piaciuto per niente, tant'è che lo mischiavo a un dentifricio alla menta classico perché non mi piaceva proprio il sapore, non mi dava quella sensazione di bocca fresca, di bocca pulita, non lo so. Mi sembrava, dopo aver lavato i denti con questo, di non aver lavato i denti e non sentivo la freschezza, mentre ne avevo provati altri due, quello alla menta e quello alla liquirizia, e mi erano piaciuti. Questo, anche se ha i microgranuli, anche se appunto ha comunque un effetto lavante, pulente, non mi è piaciuto come sapore e come sensazione finale, quindi questo lo boccio. Ho terminato un altro prodotto che io boccio, che è questo olio di Mulac per i capelli. È Huilberry Ten, quindi quell'olio fatto per i capelli con ben 10 oli diversi. Allora, il packaging è bellissimo perché di per sé è viola e l'olio dentro al suo interno è viola e quindi è fantastico. Ma innanzitutto questo, l'erogatore,
più di tanto non pesca, ma pesca veramente pochissimo prodotto, quindi ogni volta dovevo versarmelo sulla mano perché era troppo poco e avevo i capelli corti. Ma il profumo sì, ok, ottimo, anche la consistenza, perché era un olio veramente denso, corposo, però sinceramente sui capelli non mi sembrava che facesse questo effetto granché, anche perché si può utilizzare appunto anche come tipo maschera pre-shampoo, ma a me sinceramente non dava questo effetto di capelli più morbidi, di capelli più nutriti, no, mi è sembrato veramente un prodotto inutile. Però come al solito, insomma, io parlo per la mia esperienza, per i miei capelli. Poi, mini mascara di MAC ed è in Extreme Dimension Lash. Mi è piaciuto, bello nero, niente da ridire. Poi, questo mascara di NYX, proprio NEE, NYX Makeup, water resistant addirittura Stay, collagen mascara. Praticamente questo, non so nemmeno se ancora c'è dentro, ma non è secco, però è inesistente. Cioè, lo mettete e sembra che non avete messo nulla, ma non va bene neanche come, da solo no, come top coat nemmeno, perché non serve assolutamente a nulla, quindi lo butto e no. Poi ho terminato queste mini size di Siero Jeunesse, crema notte e crema notte, quindi due creme notte e un Siero Jeunesse di Guerlain. Che cosa dire? Orrendi. Allora, Guerlain è una marca che dovrebbe anche costare un bel po'. Io avevo preso queste mini size da Sephora, ma il profumo, io mi vorrei soffermare non tanto sull'effetto, perché comunque sono anche mini size, quindi non è che abbia magari avuto chissà quanto tempo per testarli, ma il profumo orrendo di questi prodotti. Era un profumo di qualcosa di tipo vecchio, stantio, non lo so, a me ricordava un po' tipo quei vecchi armadi un po' ammuffiti, cioè vi giuro, un odore. L'ho finiti, l'ho usati tutti questi prodotti, che comunque so che sono buoni prodotti, ma ho sofferto a sentire questi odori orrendi, no. Ultimo prodotto, ho finito le gocce illuminanti di Mulac. Queste invece mi sono piaciute. Queste sono la colorazione rose, anche queste con il classico applicatore. E questo mischiato al fondotinta per me è un prodotto ormai immancabile. Avevo provato appunto questo che avevo preso insieme all'olietto e mi è piaciuto come colore, niente da ridire, quindi ottimo prodotto. Basta, ce l'abbiamo fatta. Questi sono tutti i prodotti finiti di 2 mesi e spero di avervi fatto vedere magari qualche prodotto nuovo di qualche marca nuova che non conoscevate. Insomma, fatemi sapere. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di mettere anche like, di seguirmi sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video e grazie per la pazienza e per essere arrivati fino a qui. Ciao!